Sono stati necessari 63 anni perché Modena prendesse coscienza del proprio ruolo nel mondo e raccogliesse la sfida di organizzare un circuito automobilistico cittadino nel cuore della città. La rievocazione del circuito del parco, chiuso nel 1947 dopo un terribile incidente nel quale persero la vita 6 spettatori, è stato un enorme successo. Migliaia di persone si sono assiepate lungo i viali fin dal mattino per applaudire le moto, le auto, i gagliardi piloti, gli impavidi di centauri. Qualcosa di bello e di umano che a tutti ha strappato un sorriso, un ricordo, un'emozione. Dopo Vittorio Stanguellini, il circuito tornerà il prossimo anno nel nome di un altro grande modenese, l'ingegner Mauro Forghieri. Padre è stato il primo preparatore e costruttore che ha iniziato la sua attività a Modena. Ha sviluppato delle macchine di intera costruzione Stanguellini e il marchio era stato disegnato da Mario Molinari, che era un famoso disegnatore vignettista modenese. E io mi sento molto affezionato e legato a questo marchio perché è un po' un simbolo della velocità e soprattutto ai colori di Modena, il giallo e il blu, che anche la squadra di calcio di Modena ha quei colori lì, quindi è un colore classico. Nel 1934 Nuvolari ebbe un diverbio con Enzo Ferrari e acquistò una Maserati, che allora non esisteva ancora il circuito, l'autodromo di Modena, e c'era un circuito qua intorno alla città di Modena. E Nuvolari, acquistò questa Maserati per correre al circuito di Modena. E tutte le volte che Nuvolari passava, che era in testa, c'era Enzo Ferrari come spettatore con il suo autista Peppino, Verdelli si chiamava, e Nuvolari quando passava lì con il naso, con la mano, faceva un certo biribiri, gli faceva così. E Ferrari al secondo passaggio, Nuvolari, biribiribiri. Allora Ferrari indietro dice: ma Peppino, ma con che glallelo? Secondo me, ingegnere, le Nuvolari che in testa guida la Maserati, ce l'ha con lei perché non gli ha voluto dare la macchina, allora gli fa: sono in testa io adesso, salute Ferrari. Un ringraziamento particolare a tutti i club di motorismo del nostro territorio che hanno messo a disposizione centinaia di volontari per organizzare questo evento, che sarà veramente un fatto straordinario per la nostra città. Riprendere il circuito che ha rappresentato il motorismo della nostra città fino alla fine degli anni 40, credo che sia un evento straordinario che porterà tantissimi cittadini modenesi, non solo modenesi, domenica prossima ad assistere a questo fantastico momento per la nostra città. Per il nostro territorio. Padre si trovava in una situazione equidistante fra Ferrari e gli Orsi, che erano proprietari della Maserati. Gli Orsi erano sicuramente più familiari, era un rapporto più di amicizia, però con Ferrari, nonostante che avesse un carattere forte e che da tutti, a tutti creasse sempre una certa soggezione, aveva un ottimo rapporto. Alla sera andavano a fare passeggiate insieme dopo cena, si scambiavano pareri e consigli, e lui era molto soddisfatto che il comandatore Ferrari, che era coraggioso anche nelle sue iniziative, costruisse delle vetture più grosse di cilindrata per poter gareggiare nelle categorie più importanti. Quindi quello che non riusciva a fare mio padre, lui era contento, tant'è vero che tante volte tecnici e ingegneri che lavoravano con noi sono poi andati a lavorare alla Ferrari, consigliati da mio padre. We'll be right back.
non sarà un museo come normalmente si intende, ma sarà un luogo di ricordo per la vita di Enzo Ferrari, ma sarà anche un luogo di esposizione del motorismo italiano e mondiale, che produrrà in continuazione nuovi eventi, in maniera che tutti i visitatori potranno trovare sempre novità importanti quando verranno a visitare il museo. Il museo aprirà in ottobre del prossimo anno e sarà veramente un evento straordinario, perché metterà anche in rete una serie di collezioni private sul nostro territorio, quindi avremo la possibilità, i cittadini che verranno dal mondo, gli appassionati di motorismo, avranno la possibilità di visitare sul nostro territorio non solamente il Museo Ferrari, ma anche la Galleria Ferrari di Maranello e tre collezioni importantissime di privati, che sono la collezione Panini delle Maserati, la collezione Stanguellini e ovviamente anche la collezione Righini nel Castello di Panzano, che è una collezione privata veramente straordinaria. You see this girl. This girl's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other. Essere modenese mi riempie il cuore veramente di un grande piacere, di una grande soddisfazione, perché il fatto che mio padre abbia dedicato la vita ai motori in questo contesto fra Ferrari, gli Orsi, proprietari della Maserati, così sono cresciuto respirando odore di olio di ricino, benzina in mezzo ai motori, quindi è veramente una cosa unica. A Modena c'è una cultura della meccanica, una cultura della meccanica che viene dagli anni, alla fine degli anni, all'inizio degli anni 1900, quando pensate che la Fiat Trattori di Torino, per instaurare la nuova linea di trattori, che erano quelli che potevano, che servivano per diciamo, a ricampi o fare comunque l'agricoltura, hanno battezzato Modena come sede più. La migliore sede che c'era in Italia per poter fare questa produzione. Da questo logicamente è nato all'interno di questo gruppo della Fiat un sacco di personaggi molto, molto diciamo, preparati tecnicamente, perché da Torino sono venuti giù, dalla Fiat di Torino, e io penso che questi personaggi che a suo tempo facevano dei trattori, ma c'erano dei motori, tanto, io penso che da questo gruppo sia nato la volontà dei modenesi di fare delle macchine da corsa. Fondamentalmente sono collezionista di Ferrari e devo questo soprattutto a mio padre, che è stato il primo concessionario al mondo della Ferrari. Mio padre ha iniziato a lavorare con Ferrari nel 1944, quando ancora non c'era e non esisteva la fabbrica Ferrari. Il modenese è unico. Ha tanti difetti ma anche tanti pregi, è frizzante, è socievole, è solare, è un po' come il Lambrusco, il nostro Lambrusco va sempre fuori dal bicchiere, perché con questa schiuma che viene fuori non riesce a star contenuto, è meraviglioso.